Un faccia a faccia storico, quello tra Thein Sein e Aung San Suu Kyi. L'incontro tra il presidente del Myanmar, salito al potere dopo le elezioni di novembre, e la leader dell'opposizione è avvenuto nel palazzo presidenziale di Naip Do, la nuova capitale costruita in segreto 5 anni fa a circa 330 chilometri dalla città principale del paese, Yangon. Il colloquio è durato circa un'ora e sembra essersi incentrato sulla riconciliazione nazionale. Suu Kyi, 66 anni, premio Nobel per la pace, che ha trascorso gli ultimi 15 anni agli arresti, dopo aver scontato la pena, ha iniziato a viaggiare per il paese. Domenica si era recata, accompagnata dal figlio, in due città nei pressi dell'ex capitale, accolta dagli applausi di centinaia di sostenitori. Il gesto di distensione verso l'icona dei dissidenti potrebbe portare a un allentamento delle sanzioni economiche dell'Occidente contro il regime militare del Myanmar.